Una volta assicurato il peschereccio alla sua affiancata il motopontone fa rotta verso il porto di Fano, atteso alla banchina 11 dagli uomini della capitaneria di porto e dal comandante fresco di incarico Castellana, oltre ai carabinieri del nucleo investigativo e radiomobile. E dopo un'intera mattinata di operazioni alle 14.45, il pontone Magnum della ditta Mentucci di Rimini, incaricata dall'armatore di recuperare il relitto, ha fatto ingresso nel porto di Fano. Spese di recupero a carico dell'armatore, parente stretto anche di uno dei due marinai che erano presenti a bordo la fatidica notte del naufragio e che ora si trovano in Croazia indagati dal magistrato per negligenza e naufragio colposo. Ora, una volta secco nei cantieri fanesi della mare lift, il natante posto sotto sequestro giudiziario dalla procura verrà minuziosamente ispezionato dalla Guardia Costiera alla ricerca di quegli elementi utili al magistrato, assieme ai documenti recuperati e ad altri elementi, per far luce sulle tante zone d'ombra che questa vicenda presenta. Si dovrà capire esattamente che cosa è avvenuto negli immediati momenti prima che il peschereccio colasse a picco, perché si trovava a 700 metri dalla riva mentre le scogliere dove dicono i marinai di aver urtato sono appena 200 metri. Quali sono le manovre che hanno effettuato? Hanno tentato di invertire la rotta una volta capito che cosa era successo? O si stavano allontanando dalla costa italiana? E come hanno fatto ad arrivare fin qua senza accorgersi di nulla, navigando in piena notte per oltre 70 miglia marine partendo da Pola, con il pilota automatico, come hanno dichiarato subito dopo il loro recupero, e come mai lo hanno inserito prima dell'azione di pesca e non dopo, come avviene di solito, dandosi poi il cambio in alternanza. Inoltre, qual era la velocità a cui stavano navigando al momento dell'impatto e soprattutto dove si trovavano a bordo i due marinai? tanti gli interrogativi su questa vicenda. Forse le strumentazioni di bordo come il GPS che verranno esaminati dai militari potranno dare indizi utili a definire questi aspetti. Ora la Guardia Costiera procederà sia alle verifiche disposte dal magistrato che anche all'indagine amministrativa di cui ne ha autorità.